È chiaro. Ma questo allora mi racconta qualcosa. Mi racconta che quel quotidiano, quel mio quotidiano, è mio proprio perché io lo vivo sotto le continue produzioni e riproduzioni della mente, dei giudizi della mente, del passato portato dalla mente, delle proiezioni future. Ma quel passato è così? Cioè, scusate, quel vostro quotidiano è questo? È questo il vostro quotidiano? Questa è la domanda. E questo è il vostro quotidiano, quel giorno dopo giorno che bussa continuamente e in cui la vita si ripresenta, si ripresenta, si ripresenta e cui il divino si ripresenta dietro la faccia della vita. È così? È quello che voi narrate essere il vostro quotidiano? Oh, quella è la sovrastruttura che ha creato una mente e che però vi appassiona così tanto? La vostra passione è determinata dal quotidiano in quanto tale, quindi da ciò che sta al di là della vostra mente, o da tutte le produzioni che la vostra mente continuamente racconta per dirvi che siete singoli, 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 irriducibili. Dal punto di vista della mente c'è un'irriducibilità interessante, diversa, ma non ne voglio parlare adesso. Singoli, irriducibili. Il vostro quotidiano non è quello che dà sostanza a tutto questo.